Luca Lotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Inizio del primo tempo tra Armada Latina e il Napoli. Risultato ancora fermo sullo 0-0, iniziata da pochissimo la partita. Andiamo ora il Napoli con il numero 9, il tiro di poco al lato. Questa l'ha ripreso questo tiro. Allora, ragazzi, nessuno me l'ha detto, tutte e due le scale, cambio ogni 8. Sì, signore. Ok, vai. Ancora, vediamo. L'Armada Latina in possesso di palla, scimmie me la scimmie non. Avanza, palla al piede. Armada lo chiamate voi. Buffano qua, ciao, vieni qua. Vediamo il capitano, il numero 5. Pellicelli. Ancora, però in possesso di palla l'Armada Latina che prova a incidere lì davanti. Ma è rimessa laterale per il Napoli. Punto di battuta, il numero 8. Lancio lungo, si chiude bene la difesa dell'Armada Latina, ma il numero 10 spende il tacco a servire il proprio Garzelli. Compagno. Garzelli. Garzelli. A buio, Ottaviano. Ecco, vediamo. Romano. La palla! Che va alta. Con fuori. Martino. Combattore Salvatore Cimmino, inviato di questo Montieri. Match. Vediamo la palla che arriva al numero 10. Contrastato però, può ripartire l'Armada Latina con il numero 25, il tiro! Respinta. Coppa era provato, il tiro respinto dal capitano, il numero 5. Felicelli. Felicelli. Montieri. Ancora Montieri, palla per il numero 10. Garzelli. Garzelli. Messa laterale per il Napoli, prova al centro, si chiude bene la retroguardia. Maia giallo-blu. Ancora rimessa laterale. La palla al centro a servire il numero 10 che non aggancia la palla ancora lì in area di rigore, l'estremo difensore dell'Armada Latina risolve Russolillo. Tutto Russolillo. Ancora prova l'Armada Latina con il numero 11 Ottaviano che subisce fallo, palla già battuto, il tiro e il palo incredibile del numero 3Pantano, scusate. Ancora ora ci prova il Napoli. Arbitro cambio. Tiro sbilenco però. Radio. Ancora vediamo. Armada Latina in possesso di palla. Prova a ragionare lì al centro del campo. Ancora la palla per il numero 11. Servire il proprio compagno. Si chiude bene la retroguardia del Napoli però in questa circostanza. Squadre equilibrate, ancora non ci sono vere e proprie azioni. Montieri. A parte il palo preso dall'Armada Latina. Ancora Flore. La palla Possiglione, Claudio. Possiglione la prova a mettere al centro, la palla è preda dell'estremo difensore, ora prova a ripartire l'Armada Latina con il numero 10, possesso di palla, se ne va sull'out Carrella. Di sinistra e viene esteso Carrella. Ancio, facciamo cambia. Linea non vuole entrare, entra dopo. Calcio di punizione per l'Armada Latina. L'arbitro fa rispettare. Punto di battuta. Occasione. Potrebbe. Mette in seria difficoltà la difesa avversaria. Al tiro, la barriera respinge. Ancora la palla da ribattere, prova il tiro, anzi no, il passaggio, la palla al centro, ancora libera in qualche modo la difesa del Napoli, elegante, ma possiamo chiudere correndo questo primo tempo, ricordiamo il risultato ancora di 0-0 tra Armada Latina e Napoli. Un saluto da Boateng e da Salvatore Cimino. Inizio il secondo tempo che vede in vantaggio il Napoli per 5-1 e ancora con uno splendido gol. Del numero 10. Numero 10 del Napoli. Ganzerli. Siglare la rete del 6-1. Ai danni dell'Armada Latina.
Napoli che nel primo tempo stava facendo 0-0, adesso nel secondo tempo tutta un'altra squadra ancora in rete con il numero 7 Postiglione Angelo, totalmente assente l'armata ladina in questo secondo tempo dal campo. Ancora vediamo che prova adesso col destro giocatore dell'armata latina. Se Santo Cimino verrebbe vicino a me adesso, prova con l'11 il tiro Ottaviano, provato almeno a diminuire lo svantaggio. Palla in calcio d'angolo, cross al centro, calcio di rigore, calcio di rigore per l'armata latina. Sul punto di battuta numero 25 Coppa, il tiro, la palla in rete, splendido gol sul calcio di rigore, risultato di 7-2. Prova di nuovo a ripartire il Napoli. Con l'orgoglio ora l'armata latina, numero in area di rigore, gli monta la palla che finisce in fallo laterale per l'armata latina. Al centro il pallone, il portiere smanaccia, ancora può ripartire il Napoli con il numero 11 al centro per il numero 10, il portiere esce, Cabarbio questa volta recupera palla, una confusione però, ancora pallonetto, si salva il portiere dell'armata latina, calcio d'angolo per il Napoli. La battuta, il tiro e la rete del numero 11. Ragazzi, facciamo 2 minuti di... La rete del numero 11 Florio porta risultato sull'8-2. Ma possiamo chiudere il collegamento di questo secondo tempo, però dopo questa azione il tiro, la palla in calcio d'angolo. Dicevo, possiamo chiudere il collegamento sul risultato di 8-2 per il Napoli, completamente assenza dal campo l'armata latina. Da Boateng è tutto, un saluto, ciao ragazzi.